commerciali, anche perché non essendo una vita italiana, visto fino adesso che in realtà nessuno mi conosce, quattro giorni, no? Ok, adesso noi dovremmo essere dal vivo. Eccoci qua. Quindi in questo momento loro vedono questa roba qua. Adesso chiamiamo Alessandro, vediamo se gli risulta. Da una parte vorremmo fare la domanda, per rispondere con la veramente un circolo. Ci vedi? Pronto? Parlava con WhatsApp. Guarda questo telefono, questo WhatsApp, benedetto. Allora, vedi? Sentite bene? Ottimo. No, no, non c'è, no, il microfono sono io che mi sono allontanato dal PC. Adesso dovresti sentire un po' meglio. Allora sto così. E a Padova sono collegati? Il link. Va bene? Aspetto 5 minuti allora. Ciao. Ciao ciao. Vicenza sono collegati, adesso vediamo se si collegano anche a Padova. Intanto
Avvio anche l'audio. Eccoci qua, buonasera a tutti per la sessione di talk, speriamo di fare un'ora esatta, in merito a e-commerce con Joomla. Vedrò di essere veloce e fare in modo che voi possiate trarre maggior vantaggio e beneficio da questo talk. Inutile che sto qui a dirvi chi sono, tanto più o meno mi conoscete tutti. Comunque nella slide c'è scritto cosa faccio, cosa non faccio. Quello che vi posso dire è che anche per il 2017, anche se si è concluso da pochi giorni, però le previsioni comunque, cioè ancora non ci sono le conferme, comunque l'e-commerce in Italia continua a crescere e infatti raggiunge i 23 miliardi di valore. E la cosa particolare è che l'e-commerce dal 2016 sta coprendo un po' tutti i settori dell'economia, quindi non, mentre fino a qualche anno fa c'erano alcuni settori che erano, diciamo, prediletti perché erano quelli che sono stati i primi, tipo le assicurazioni, i viaggi, i libri, il software, e altri che invece erano dove si era più scettici in merito. Invece dal 2016 c'è questa tendenza che anche l'abbigliamento, la gastronomia cominciano a essere presenti con i siti di e-commerce sempre di più. Quindi fondamentalmente il concetto di base è che sempre più utenti che navigano su internet fanno anche gli acquisti online, e sembrerebbe che stia anche migliorando il servizio complessivo ricevuto, per cui sempre più utenti sono soddisfatti di quello che è l'acquisto, sia come inteso come processo d'acquisto online, sia il post vendita e quindi la spedizione e l'eventuale problematica sul prodotto. Quindi tendenzialmente c'è un'attenzione maggiore anche da parte di chi gestisce gli e-commerce a gestire bene il post vendita. Anche in Europa l'e-commerce continua a crescere e la Germania e il Regno Unito guidano la classifica delle vendite, però ci sono anche altri paesi dove appunto ci sarà un'esplosione nei prossimi anni. Sicuramente i Paesi Bassi e l'Italia sono fra questi mercati europei dove lo shopping online nei prossimi 5 anni subirà una crescita. Il 57% della popolazione europea acquista online, quello che invece è grave è che solo il 16% delle piccole e medie imprese sfrutta il web per vendere, e quelli che vendono all'estero sono solo il 7,5%. Quindi vuol dire che noi abbiamo tante aziende italiane che producono il Made in Italy e che non sfruttano i siti web, cioè non sfruttano l'e-commerce per vendere i propri prodotti all'estero, e questa è la cosa più grave ed è la cosa forse da consigliare di più, ed è uno dei motivi per cui bisognerebbe invogliare i nostri potenziali clienti e-commerce a convincerli a fare un e-commerce per poter vendere i prodotti che producono in Italia anche all'estero. Chiaramente si devono organizzare in una certa maniera e poi lo vediamo. Nei paesi più attivi, vabbè, ovviamente la triade del Regno Unito, Germania e Francia sono i primi tre paesi d'Europa con come numero di fatturato sviluppato. Cosa fanno gli utenti online a livello di comportamento? Acquistano prodotti, cercano informazioni sui prodotti e comunque fanno la comparazione di prezzi. Questo è quello che tendenzialmente fa un utente online. Con cosa lo fa? Tendenzialmente l'acquisto di prodotti, le informazioni dei prodotti lo fa con uno smartphone o con un PC. L'informazione sui prodotti lo fa tramite un tablet e la comparazione di prezzi
la fa sempre tramite anche un'app tablet o comunque sempre tramite il tablet o lo smartphone. Diciamo che tendenzialmente, queste sono poi, infatti, eccolo che esce anche, diciamo che tendenzialmente torno un attimo indietro, tendenzialmente lo strumento che viene utilizzato chiaramente sull'informazione e la comparazione dei prezzi è lo smartphone. Perché? Perché se sei in un negozio, si vede spesso la gente che va nei negozi e con lo smartphone fanno la foto del prodotto piuttosto che vanno a cercare su internet se lo trovano a un prezzo più basso, e poi magari lo vedono, lo trovano a un prezzo più basso magari in un sito che già conoscono, e dopo tornano a casa magari col PC normale fanno l'ordine. Quindi è ovvio che diciamo che l'utilizzo sempre di più degli smartphone è comunque sia e soprattutto per la navigazione e la comparazione dei prezzi. Ancora l'acquisto avviene molto spesso tramite dei browser normali, anche perché spesso le interfacce non sono proprio così perfette per i carrelli, spesso sono troppo piccoli. Si fa fatica a digitare le informazioni, quindi magari uno preferisce usare un PC normale. Vediamo adesso un attimino di definire quelle che possono essere delle linee guida per costruire un e-commerce. Quindi, innanzitutto, bisogna definire una strategia aziendale di come io voglio pormi nel mondo su internet con un e-commerce. L'azienda deve decidere quale sarà l'idea che vuole sviluppare sul sito internet, sul sito e-commerce, e che sarà quello che poi vedrà e sarà visto fondamentalmente in internet. E quindi questa logica, in questa fase di definizione di una strategia, deve essere definito un target, quindi capire i propri prodotti, a quale target di riferimento va, quindi se donne, uomini, giovani, aziende, business to business, piuttosto che imprenditori di un certo tipo, piuttosto che lusso, piuttosto che, quindi definizione di quelli che sono i mercati, quindi capire se il proprio prodotto può essere sviluppato, può essere venduto in Italia ma anche all'estero, andare a capire quali possono essere le problematiche e quali sono invece le potenzialità, quindi fare un'analisi un pochettino più approfondita di questo aspetto. A fare un'analisi della concorrenza, quindi andare a vedere cosa già esiste online su internet rispetto a prodotti similari o brand similari, in modo tale da capire con chi anche mi vado a scontrare. Definire poi, e questo è fondamentale, come in qualsiasi attività, anche se un'azienda ha già un suo business plan, chiaramente, perché magari è un'azienda già matura, che esiste già da anni, che però non affronta per la prima volta l'e-commerce, deve comunque definire un business plan per la parte e-commerce. Quindi deve definire quello che sarà una previsione a 3-5 anni dei costi e dei ricavi, perché deve essere poi un processo che deve essere monitorato. In questa fase di definizione, altra cosa per le aziende un pochettino più strutturate, chiaramente, è quella di poter creare eventualmente o pensare nel giro, dopo un certo periodo, dopo una prima fase iniziale di startup, di andare a creare una unità di business dedicata, e quindi dando delle responsabilità ben precise, degli obiettivi con del personale dedicato, in modo tale da avere proprio un settore che si occupi esclusivamente di questa parte. Chiaramente questo vale per le aziende che sono più strutturate e che comunque possono anche fare un certo tipo di investimento. Ulteriori invece cose che sono forse più di taglio pratico è capire quali modalità di spedizione devono essere utilizzate per spedire i propri prodotti in funzione se il mercato è quello italiano o è anche quello estero, quindi contattare i corrieri, vedere le tariffe, capire se ci sono modalità alternative, ci possono essere prodotti che hanno dei problemi particolari per cui la spedizione non la fanno tutti i corrieri, ma solo in alcuni corrieri, contattare i broker, esistono anche i broker.
come i broker assicurativi, esistono anche i broker dei corrieri che fanno esattamente la stessa cosa di quelli assicurativi. Definire le modalità di pagamento, di come dovrà essere fatto, di come noi incasseremo questi ordini dal sito internet e quindi se carta di credito, definire se usare PayPal, se usare la propria banca tramite un POS virtuale e se sì, quale banca, quale POS andare ad accedere, a quale POS eventualmente andare ad attivare. In funzione dei costi, perché poi POS hanno costi differenti a seconda da banca a banca, ma in funzione anche del numero di transazioni che vengono effettuate, in funzione di un canone fisso mensile, e quindi bisogna fare un attimo un'analisi un po' più approfondita anche in merito a questo. Definire il servizio di customer service, quindi capire cosa succede, cosa devo fare, come lo devo fare. Che tipo di assistenza devo erogare, cosa devo fare nel caso di reso, come lo devo fare, come lo devo gestire e quindi fare un'analisi proprio operativa pratica di quelle che saranno le casistiche che potranno avvenire durante la vita dell'e-commerce. E ovviamente fare un'analisi degli adempimenti, di problemi di carattere fiscale, legale e doganale che possono essere diversi da nazione a nazione. Quindi farsi assistere per la privacy da un avvocato che gestisce la privacy e la cookie policy, per l'aspetto doganali, se vengo all'estero, capire quali possono essere le problematiche dei prodotti che vengono venduti all'estero sulle dogane per alcuni paesi, per fuori l'Europa, per esempio, quando vado in America. L'aspetto fiscale, se devo emettere le ricevute, le fatture, cosa devo fare da questo punto di vista, come lo devo fare. E via di seguito. Altri aspetti da tenere in considerazione invece che sono più legati alla realizzazione del sito in sé stesso. Quindi, innanzitutto capire se devo fare un sito, il sito web e il sito e-commerce deve essere fatto in multilingua e quante lingue, quindi dipende un attimino, chiaramente dipende sempre dal mercato, da quello che ho definito prima, quindi se io mi rivolgo a determinati mercati è presumibile che devo anche avere la lingua di quei mercati. Se voglio vendere in Russia sarebbe utile fare il sito in russo, se vendo in Cina sarebbe utile fare il sito in cinese. Ovviamente il sito web deve essere responsive, come ormai tutti i siti devono esserlo, quindi deve essere visibile sul tablet o smartphone, in particolare andare a verificare effettivamente la navigabilità del sito sullo smartphone, che deve essere, non è detto che deve essere per forza uguale identica come è sul sito che si vede sul PC, in quanto appunto il media è diverso e quindi la visualizzazione può essere anche diversa. Andare a verificare che il processo di checkout si veda e sia facile, che sia fruibile, perché spesso ci sono i campi che sforano fuori dall'area visibile e quindi fare un particolare attenzione a questo aspetto. Definire un processo d'acquisto semplice e veloce scusate, sì, Ino, dimmi, sono in diretta, è caduto la linea. E tendenzialmente definire quindi un processo d'acquisto tramite il one page checkout, quindi in una pagina unica, perché questo è un altro aspetto che rende più facile l'acquisto. Definire tutto quello che riguarda la parte grafica, tutto quello che riguarda la navigazione, la redazione di testi, le traduzioni. Che deve essere tutto fatto in una certa maniera, deve essere tutto molto semplice, ma tutto molto efficace e soprattutto fatto bene. Quindi non servono grandi effetti per vendere. Bisogna che la cosa importante è che il prodotto si veda, ci sia una bella descrizione che faccia capire di cosa si tratta, che ci abbia tutte le sue caratteristiche, che ci siano delle foto fatte come si deve, se sono ambientate meglio, che ci si rende conto di più di quello che è il prodotto
appunto messo in un ambiente reale, che non un prodotto messo dentro di fronte a uno sfondo bianco, e curare molto appunto tutto questo aspetto. Definire poi con l'esperto del SEO tutta l'attività SEO che andrà fatta, quindi l'indicizzazione, gestire le campagne AdWords, i comparatori, vedere se vale la pena iscriversi a dei comparatori di ricerca, creare eventualmente delle landing page, e sono tutte attività che di solito fa l'esperto SEO. Definire delle attività social, quali e con quali modalità. Qui si apre anche qui tutto un aspetto che parte sempre da quello che ho detto prima, a seconda del target, quindi del tipo di clienti, a seconda del tipo di prodotto, capire e definire quali possono essere gli ambienti social da andare a utilizzare per spingere il nostro sito e-commerce, quindi renderlo visibile anche in quegli ambienti lì, quindi Facebook, Twitter e quant'altro, LinkedIn piuttosto che tutti gli altri sistemi che esistono. Non è detto che questo sia un canale che vada bene per tutti i prodotti e per tutti i tipi di target, quindi va fatta un'analisi ben precisa di questo. E questo fa parte appunto dell'attività di marketing insieme anche all'attività di email marketing, capire cosa fare anche lì, come recuperare eventualmente l'email per fare il marketing specifico. Ulteriore passaggio: se facciamo un sito che sicuramente deve lavorare anche per l'estero, e quindi un sito multilingua, ovviamente forse avrebbe senso creare appunto dei siti responsivi localizzati in lingua, quindi o tramite un multilingua oppure addirittura proprio creare dei siti, quindi anche come nome di dominio localizzati, quindi se che ne so, JumlaVeneto.de, perché JumlaVeneto.de identifica la mia azienda in Germania, JumlaVeneto.fr per la Francia, e farlo direttamente nella lingua francese. Eventualmente pensare di fare delle app aggiuntive, ma questo è un altro aspetto, però anche in quel caso lì devono essere fatte nella lingua locale. Se devo avere un call center che a quel punto, nel momento in cui devo comunque rispondere a delle chiamate, deve comunque la persona che risponde, anche se sono un imprenditore piccolo, sono sempre io che rispondo, io faccio tutto, però devo essere capace anche di rispondere parlando in inglese o in tedesco o in francese se vendo in quei paesi. Ok? Quindi devo sapere la lingua, se no meglio che lo faccia fare a qualcuno che sappia quella lingua. Eventualmente creare anche qui poi le pagine, tutto quello del canale YouTube, Twitter, Facebook, Google, localizzate sempre in base alle lingue, perché questo poi aiuta l'indicizzazione proprio perché vado a fare un sito localizzato proprio nello specifico della lingua. Questa è una slide che è un po' filosofica. Esiste ancora un sito e-commerce. In realtà non esiste più il sito e-commerce tradizionale, ma si parla di e-commerce nel senso più esteso, dove il concetto di vendita si articola in tutti i canali e contesti preferiti dal cliente. Quindi la vendita può avvenire, spesso avviene anche tramite Facebook, tramite il passaparola, perché io ho comprato un prodotto in un certo sito e qualcun altro lo viene a sapere tramite Facebook. Altri esempi, utilizzo il cellulare dentro il negozio per vedere, andare a vedere se tramite l'e-commerce, vedere su internet se trovo lo stesso prodotto, a che prezzo lo trovo, vedere magari delle caratteristiche che nel negozio non sono scritte, e via di seguito. La condivisione appunto di informazioni degli utenti, Facebook, forum, Twitter. E viene utilizzata sempre più spesso e influenzano spesso la decisione d'acquisto. Infatti, io se devo fare mente locale, gli ultimi acquisti che ho fatto su Amazon, ho perso più tempo a leggere le recensioni dei prodotti che non a scegliere
per scegliere il prodotto, che non trovare il prodotto in sé. I prodotti ne ho trovati N, però alla fine se mi sono andato a vedermi tante recensioni per capire com'era quel prodotto, il che mi lascia, da un lato è bello, dall'altro è anche bello però dire vabbè, esco, vado in un negozio, mi affido alla commessa e compro d'impulso. Diciamo che sta diventando forse anche un po' troppo scientifica la cosa, nel senso che se uno si fa, comincia prima di acquistare, deve cominciare a vedere quanti prodotti, quante recensioni, cosa dicono gli altri, e soprattutto senza avere poi la conoscenza di queste altre persone, non è detto che sia la strategia più intelligente, o comunque non ti garantisce che quel prodotto effettivamente poi sia ti piaccia o sia conforme a quello che tu pensi. Comunque, nel futuro gli e-commerce saranno sempre più delle piattaforme, quindi dove dentro ci sarà di tutto, quindi non solo l'e-commerce, ma ci sarà il sito, ci sarà il forum, ci sarà l'aspetto social, quindi sarà un contenitore dove dentro ci sono anche la possibilità di presentare dei prodotti e di poterli vendere. Quindi cambierà proprio il concetto di fruizione del sito. Però un concetto che invece rimane sempre valido è che i contenuti sono quello che fanno la differenza. Quindi la differenza sostanziale fra un sito che vende e un sito che non vende è sicuramente la cura che uno pone nei contenuti che, descrittivi del prodotto e, come dicevo prima, nelle foto. Altra cosa che sicuramente avranno più successo, tutti quei siti che hanno prodotti, il Made in Italy da questo punto di vista la fa da padrona, che sono personalizzati o comunque creati in piccole serie. Qui prodotti di nicchia, prodotti specialistici, prodotti che vendono a chilometri zero, perché questi sono prodotti che si diversificano dalla massa dei grandi appunto competitor come possono essere Amazon e similari, dove invece spesso e volentieri si trovano prodotti solamente fatti in Cina e magari anche di scarsa qualità. Quindi la differenza sostanziale sarà proprio in questo: il successo lo avrà chi riesce a coprire una fascia di mercato ben precisa. Per esempio, i siti di intimo funzionano molto bene, i siti ci sono tanti siti appunto di prodotti particolari, molto specializzati, che cominciano ad avere un pubblico ben preciso e sul quale sono anche clienti poi che ritornano periodicamente, proprio perché sanno che li trovano sempre un prodotto di una certa qualità e quindi sono anche fedeli nel tempo. Quindi questa è la strategia da adottare. Cosa fare per fare questo sito? Quali strade dobbiamo intraprendere? Dobbiamo dedicarci a sistemi come Aruba, Poste, tanti one-to-one e via di seguito. Dobbiamo usare uno software e-commerce creato dalla software house che ci ha già venduto il gestionale e che ci promette di collegare tutto facilmente, gestire tutto facilmente, a scapito magari di una qualità grafica piuttosto che di altro tipo. Usare un software open source. Poi, dentro l'open source, che cosa scegliamo? Magento, PrestaShop, OpenCart, software di altro tipo. Ci sono centinaia di possibilità di open source, ce ne sono veramente, fra conosciute e sconosciute, ma ce ne sono veramente tante. Ci sono una marea di script in PHP, ASP, che possono essere personalizzati per chi decide di crearsi il proprio sito senza usare un prodotto open source, quindi un CMS, ma anche proprio ci sono già script belli pronti per la parte PHP o ASP riguardo al carrello, quindi facilmente un programmatore può attivare uno shop. E poi chiaramente usare WordPress o Joomla o altri tipi di CMS con componenti e-commerce a seguito.
E quindi qui entriamo nel nostro mondo. Andiamo un po' più a vedere perché cosa c'è, che cosa si può fare con Joomla in merito agli e-commerce. Nell'agenda ci sono una marea di almeno 22, se non di più, componenti per aggiungere un e-commerce a Joomla, senza considerare poi tutte le integrazioni possibili, quindi ulteriori componenti che vanno a lavorare su questi 22. Qual è la... Ovviamente tutti noi sappiamo che Joomla è un open source potente aggiornato, sostenuto da una community mondiale che ha 8.000 estensioni disponibili. Quindi qual è il vantaggio di utilizzare questi due in questo sistema? È proprio il fatto di avere un'integrazione fra un sistema CMS da un lato, quindi una gestione semplificata dei contenuti, e un componente che ha le caratteristiche specifiche di un software di e-commerce, quindi la gestione del carrello, con la possibilità poi di avere tutta una serie di ulteriori componenti per gestire ulteriori tipi di attività, quindi il blog, il forum e quant'altro, che Joomla permette tranquillamente di fare proprio perché ha tantissimi componenti ulteriori. Quindi è più, da questo punto di vista, usare questo sistema, questa accoppiata permette di avere un sistema più flessibile, più con la possibilità di poter essere più espandibile. E, oltre al fatto che chiaramente ti garantisce comunque una certa affidabilità, perché comunque insomma comunque Joomla è comunque il secondo CMS più utilizzato al mondo, e quindi sicuramente questo garantisce sicuramente una sicurezza, una affidabilità ampia. Qui vedete c'è una schermata che fa vedere quelli che sono i componenti principali andando a fare una ricerca, quindi vedrete che ci sono parecchi shop, quindi ICA Shop, J2 Store, ce ne sono parecchi anche di nuovi, o comunque Joom Shopping che invece è più storico, Virtual Mart che è più storico ancora, e via di seguito. Chiaramente alcuni hanno uno score più alto, altri più basso, alcuni hanno, dipende dalla storicità del prodotto, e alcuni hanno la traduzione in italiano, altri non ce l'hanno, e quindi questo poi può fare la differenza su quale andare a scegliere. Però diciamo che comunque la comunità di sviluppatori in merito a questo aspetto su Joomla è abbastanza ampia. Andiamo a vedere velocemente, che siamo già in ritardo, alcune caratteristiche di Joomla: sito e contenuti esistiti sul database, amministrazione completa attraverso il browser e quindi facile con i livelli di autorizzazione, quindi facilità per l'utente finale di poter gestire il sito, interfaccia grafica che è completamente personalizzabile tramite template, la possibilità di gestire la caching delle pagine, funzioni SEO, editor, gestione dei media, dei contenuti multimediali direttamente da browser, ricerca testuale su tutti i contenuti inseriti, la possibilità di gestire in multilingua in maniera nativa, senza componenti aggiuntivi, la gestione gerarchica degli utenti, che è un altro aspetto interessante, e queste sono tutte caratteristiche di Joomla. Poi invece per quanto riguarda alcuni componenti, io qua li ho messi in ordine alfabetico, ci sono questi che vedete che dovrebbero avere, alcuni sono gratuiti, altri sono a pagamento, dovrebbero avere la traduzione in italiano, e quindi uno può andare a provare a vedere quello che più gli piace o che comunque preferisce. In realtà, in generale, comunque tutti questi componenti in modalità diverse, però hanno delle funzioni che sono comuni e che sono necessarie per un e-commerce. Quello che adesso vi faccio vedere qui sono le caratteristiche riferite a VirtualMart 3, ma solamente per il fatto che lo conosco come mio pane. Però effettivamente in molti e-commerce, in molti componenti di cui vi si diceva prima, di fatto queste caratteristiche devono esserci, altrimenti sono componenti
devono esserci, altrimenti è un componente che non è completo e questo crea, può creare dopo dei problemi in un aspetto magari non immediato, ma in un secondo momento. Quindi devono sicuramente avere la possibilità di gestire limitati prodotti, categorie e sottocategorie. I prodotti devono essere assegnabili a molteplici categorie. Deve esserci la possibilità di fare la gestione e la vendita di prodotti digitali, e quindi avere la possibilità di poter vendere file, MP3, software e quant'altro. La possibilità di poter associare immagini e file, quindi PDF per esempio, per ogni prodotto. La possibilità di aggiungere attributi ai prodotti per gestire le varianti, esempio taglia e colori, con prezzi diversi per ogni variante. E questi sono aspetti importanti perché se uno va all'abbigliamento diventa fondamentale. La possibilità di gestire degli sconti, che possono essere degli sconti fatti sul prodotto, piuttosto che fatti sulla categoria, piuttosto che fatto su un gruppo di clienti e via di seguito. La possibilità di poter gestire un import-export dei prodotti e categorie tramite file CSV o XML. Chiaramente questi che sto dicendo qui sono tutte caratteristiche che deve avere l'e-commerce, poi non è detto che magari ce l'ha lui, ma magari il componente stesso, magari esistono delle terze parti che vanno a integrare questo aspetto, però l'importante è che ci sia la possibilità di poterlo fare, quindi, perché se non c'è la possibilità, poi un domani può diventare un problema. La possibilità di poter gestire le giacenze di magazzino per articolo e o per varianti, quindi questo è un altro aspetto importante. La possibilità di essere avvisati quando la disponibilità dei prodotti e le giacenze cominciano ad avere un problema di sottoscorta. Altre caratteristiche invece riguardano il gruppo di acquirenti e gestione di utenti, possibilità di, appunto, di aggiungere acquirenti e aggiungere uno specifico gruppo. Questo per esempio per creare dei siti che abbiano la doppia possibilità con lo stesso sito di gestire sia i clienti privati che i clienti azienda e quindi per esempio poter definire dei clienti che sono specifici di un gruppo che potrebbero essere i venditori, i quali hanno magari un prezzo diverso. Infatti, lo sconto percentuale per ogni gruppo di acquirente. Oppure prezzi specifici per ogni gruppo, per ogni singolo prodotto. Quindi, questo è un aspetto che permette di gestire in maniera più semplificata un sito che si rivolge a dei target che sono diversi. Possibilità di mostrare i prezzi solamente agli utenti registrati, quindi bloccare la visualizzazione nel caso invece di un utente pubblico, la possibilità di poter essere utilizzato solo come catalogo e non come senza il carrello e quindi gestirlo, fare una gestione diversa perché un domani puoi facilmente trasformarlo in un carrello. La possibilità, poi altre caratteristiche, che ovviamente deve essere facile poterlo gestire, configurare. Devono esserci delle statistiche, delle informazioni, tipo il numero di clienti, di prodotti, gli ultimi ordini, avere la possibilità di gestire per ogni prodotto con una pagina specifica, avere la possibilità di avere dei moduli aggiuntivi lato front-end che mi facciano vedere i prodotti in varie maniere, quindi in maniera responsiva sicuramente. Ma mi faccia vedere, che ne so, i prodotti che scorrono in una certa maniera, verticalmente, orizzontalmente. Questo dipende sempre anche molto dai template, però ci sono molti moduli che fanno vedere le cose in maniera diversa. Altri aspetti che sono legati alle spedizioni, gli acquirenti devono poter aggiungere più indirizzi di spedizione diversi, quindi rispetto all'indirizzo di fatturazione, quindi di solito l'utente si logga o comunque ha un indirizzo di fatturazione e poi può aggiungere uno o più indirizzi di spedizione differenti. La possibilità di gestire corrieri e tariffe specifiche, quindi e metodi di spedizione che siano comunque abbastanza personalizzabili, eventualmente tramite plugin. La parte dell'imposta, che questa è importante, per cui il sito deve comunque poter gestire
la possibilità di gestire l'IVA inclusa o esclusa, e questo deve essere possibile farlo per ogni gruppo di utente o per il cliente, gestione di più aliquote IVA, quindi verificare tutti questi aspetti. Pagamenti uguale, gestione dei pagamenti tramite carta di credito, la possibilità di gestire l'SSL, che ormai diventa fondamentalmente, che questo non è più neanche 128, questa è la slide che è da aggiornare, possibilità di gestire pagamenti nazionali e internazionali come PayPal o piuttosto, come si diceva prima, tramite i POS. L'ordine deve arrivare, una volta che ho completato l'ordine, automaticamente al cliente deve arrivare un'email con lo stat, con l'ordine. Ogni volta che l'ordine subisce un cambiamento, è consigliabile inviare un'email con lo stato, col nuovo stato del cambiamento. E quindi poter dire, il software deve poter gestire quindi gli stati dell'ordine e l'invio della comunicazione del cambio stato. Quindi quando lo passo in confermato o in spedito, piuttosto che in pagato, piuttosto che in preparazione, è utile dare tutte queste indicazioni all'utente finale. Tutto questo riguarda la parte back-end. Per la parte front-end, diciamo che le cose importanti sono che il cliente possa ricercare facilmente i prodotti tramite un modulo di ricerca, quindi che esista la possibilità di avere un modulo di ricerca. Sarebbe auspicabile, anche se non sempre fattibile, avere le informazioni nella scheda del prodotto, di sapere quali sono i tempi di spedizione del prodotto. E la possibilità di poter vedere gli ordini, lo stato degli ordini dopo il login, dopo che il cliente si è loggato col proprio account. Anche se adesso va molto anche di moda fare la configurazione dell'e-commerce con l'acquisto anonimo, quindi senza l'obbligatorio, il fatto di rendere obbligatorio la registrazione dell'utente, ma di fargli inserire solamente i dati necessari per confermare l'ordine, e l'utente comunque ha la possibilità di vedere lo stato di quell'ordine, perché gli viene inviata una password che gli permette di vedere quell'ordine, ma non deve per forza essersi registrato al sito. Questo può essere comodo per certe tipologie di prodotto dove magari una registrazione più veloce e più sintetica permette la possibilità che l'utente alla fine compri. Poi il software dovrebbe anche gestione avanzata dei campi da inserire in un modulo di registrazione, quindi la possibilità di poter avere dei campi aggiuntivi rispetto a dei campi standard, cosa che non sempre in tutti i software è presente. La possibilità di poter mandare un'email ad un amico per consigliare un prodotto trovato nel sito, quindi la possibilità di poter raccomandare un prodotto, piuttosto che la possibilità di fare una domanda sul prodotto e quindi di poter inviare un messaggio con una richiesta magari più specifica al gestore del sito in merito alle caratteristiche di quel prodotto. La possibilità di poter gestire le valute, soprattutto per i siti internazionali. La possibilità di gestire gli ordinamenti, la possibilità di poter avere spese di pagamento se le voglio, diciamo, far pagare al cliente, possono essere sia percentuali che fisse. L'importante è che vengano espresse prima, in maniera chiara, prima del checkout, e non che ci siano variazioni dopo il checkout. E queste devono essere, insomma, tutta una serie di caratteristiche che normalmente in un software, se è fatto bene, deve contenere. Queste non sono tutte, ma quasi quelle più importanti, quelle che sicuramente bisogna tenere in considerazione. Altra cosa, ed è una mancano ancora 7 slide, ma siamo qui, facciamo presto. La personalizzazione del template. Allora, quando io uso un sito per fare un e-commerce, tendenzialmente il componente ha le sue visualizzazioni, quindi ha le sue viste.
Ci sono una serie di template commerciali che vanno a personalizzare queste viste. Quindi tendenzialmente l'idea è quella di dire: il componente ha delle sue visualizzazioni predefinite e tramite l'override colui che fa il template va a fare un'ottimizzazione piuttosto che delle variazioni. Vedere bene il demo di questi template specifici. Quindi esistono dei template, quindi se io compro un template solo per Joomla, mi devo poi ottimizzare o mi devo tenere la parte di visualizzazione dell'e-commerce così come è stato creato dallo sviluppatore, o me lo devo andare a personalizzare io se ho le competenze. Se compro un template per lo specifico componente, quindi se compro un template per Joomla e VirtuaMate, Joomla e Joom Shopping, a quel punto vado a verificare bene come è stato fatto questo template, quali sono le personalizzazioni che sono state effettuate, in modo tale da capire bene, eventualmente andare a vedere il sito demo originario. Su tutti i componenti esiste di solito il sito dello sviluppatore che ha il suo demo. Andare a verificare rispetto al demo originale cosa è stato cambiato, la visualizzazione per esempio della scheda del prodotto piuttosto che delle categorie, vorrei capire quali sono state le variazioni e capire se effettivamente sono quelle che poi mi servono. Quando si comprano questi template, spesso viene messo insieme, viene dato il Quick Installer, che è un pacchetto che permette di poter installare in maniera automatica Joomla, il componente scelto e il template. E quindi viene praticamente replicato il sito demo che il fornitore del template ti ha fatto vedere, viene replicato in questo pacchetto. Questo pacchetto è comodo da installare perché uno riesce a capire come sono state configurate le varie pagine e le varie impostazioni. Però l'errore che fanno in molti, in generale, è quello di usare questo pacchetto per costruire il proprio sito. Invece questa è la cosa da evitare. Il sito va sempre costruito partendo da un'installazione pulita di Joomla, un'installazione pulita del componente e un'installazione del template. E poi sì, dei moduli che ci necessitano, che di solito vengono dati insieme al template, e dopo da lì si va a fare la configurazione. Scusate. Usare il Quick Installer può essere un rischio perché a volte il Quick Installer non hai la certezza di quello che è stato installato, quello che c'è dentro, come è stato configurato e quindi è meglio evitarlo. Inoltre ci sono una serie di template che danno solo il Quick Installer, sono talmente stati personalizzati per cui non viene dato il template e i moduli, ma viene dato il Quick Installer e tu da quello devi partire per fare il sito. Bene, quelli sono i peggiori perché poi non riesci più a mantenerli. O comunque li mantieni, magari lo sviluppatore lo mantiene per un certo periodo, poi scompare e tu ti ritrovi con una cosa che non riesci più ad aggiornare. Senza considerare che usare questo sistema del Quick Installer, dove dopo tu vai a fare ulteriori modifiche, ti crea un problema appunto perché l'ulteriore aggiornamento non è possibile installarlo perché tu hai fatto delle modifiche sui file che comunque verrebbero sovrascritti dall'aggiornamento. Quindi evitare come la peste questi tipi di template, perché fare un aggiornamento diventa un bagno di sangue. Qui vedete, ce ne sono alcuni, per esempio per VirtuaMate, questi sono quelli che si trovano su Evanto. Quelli che si trovano su Evanto spesso hanno proprio questa caratteristica di avere dei template che non sono dei template, ma sono dei pacchetti già pronti dove dentro c'è già tutto messo bello, bellissimo, tutto ben fatto, con accordi che fanno con i vari, che alla fine con $50, $55 ti danno compreso tanti altri moduli che magari se li vai a comprare separatamente verrebbero a costare di più. Però il problema qual è? Che è un pacchetto completo e quando lo vai ad aggiornare diventa un problema se non lo aggiorni, tanto se non lo aggiorni ogni volta e poi se lo hai personalizzato non riesci più ad aggiornarlo. Quindi sarebbe meglio evitare. Qui ci sono dei template per esempio per i cash shop,
Il cash shop è un altro componente storico e qui ci sono dei template specifici per, che si trovano sul sito proprio di cash shop. Fate una ricerca su Google, Joom Shopping Template, e qui vengono fuori quelli di Term Forest, vengono fuori i 4 main Joom Shopping Template per Joomla, quindi ce ne trova, ci si trova parecchio. Idem per Red Shop, che è un altro componente sempre di e-commerce, anche qui si trovano template per questo specifico componente. Ovviamente per Virtuomate 3 ce ne sono, in particolare Virtuomate Template vende dei template che sono dei template veri, quindi il pacchettino con il template, i moduli e anche il quick install, però sono separate le cose. Il template Monster spesso invece, almeno nelle vecchie versioni, avevano messo dei template dove andavano addirittura a modificare il core di Virtuomart, creando il problema che poi non riuscivi più ad aggiornare proprio nulla. Quindi stare molto attenti a questo. Siamo alla conclusione, qua vi ho messo una serie di libri comunque che io mi sono più o meno letto e studiato nel tempo, anzi questo ormai è da aggiornare perché ce ne sono alcuni di più recenti che compro ogni tanto. Comunque insomma, se uno interessa il mondo dell'e-commerce, di siti che parlano di e-commerce e di libri ce ne sono tantissimi. Poi chiaramente bisogna andare a, i concetti alcuni sono sempre gli stessi, altri sono interessanti perché vanno a specificare determinati aspetti magari più specifici, e vale la pena comunque avere una, dare una letta, una studiata almeno ad alcuni di questi, perché comunque ti crea una serie di competenze che poi le usi quando sei di fronte a una trattativa col cliente. Qui troverete una serie di siti che sono comunque legati al mondo dell'e-commerce, sia italiani che esteri, e al mondo di Joomla, che sono comunque utili da essere visti almeno per presa conoscenza. Io avrei finito, non ci sono particolari altre, sono le 22:06, quindi abbiamo messo meno di un'ora. Se c'è qualcuno qui che vuole fare qualche domanda su qualcosa, lo facciamo volentieri, vi posso dare qualche risposta. Basta che vi avvicinate a parlare vicino al computer. C'è qualcuno? Tutto chiaro? Allora possiamo concludere la nostra sessione, il nostro talk, sperando che sia stato gradito, e ci riaggiorniamo prossimamente. Ciao a tutti.